Allora, benvenuti a tutti. Dopo un po' di tempo ricominciamo questa rassegna di seminari che durerà da adesso fino alla fine dell'anno accademico, quindi fine maggio, inizio giugno. Adesso stiamo raccogliendo le ultime disponibilità. Ovviamente quando inizi a parlare c'è sempre qualcuno che arriva in quel momento. Ciao Tony. Tony, ti sei letto? Hai letto il mio messaggio, la mia ultima. Allora, direttore, buongiorno. Oggi abbiamo studenti di fisica, docenti di fisica e del Dipartimento di Matematica, ma pur sempre fisici, studenti di ingegneria elettronica e un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Fermi che farà qui con noi un percorso di alternanza scuola-lavoro. Una scuola media. Un ragazzo di scuola media e due fuori corso che... Ok. È un fisico mancato. Manca, benissimo, no? È sempre tempo per riprovarci, insomma, quindi. E già l'uditorio dice che questa cosa diventa per noi sempre più difficile. Sì. Nel senso che bisognerà trovare qualcosa, c'è anche il professore Zimbardo. Quando l'uditorio è così vasto, parlare diventa complicato. Più complicato, perché bisogna trovare cose interessanti da dire per il docente universitario e per lo studente di liceo. E la cosa non è banale. Per questo abbiamo deciso di partire con questa rassegna con quelli che di noi sono più esperti in temi di divulgazione scientifica e di contatto con il pubblico, e in particolare Giovanni Falcone, che è ormai abituato a farci da cavia, insomma. Tutte le volte che partiamo con una nuova esperienza ci rivolgiamo a lui per fare il rompighiaccio, la apripista, insomma. Vi comunico soltanto alcune notizie di servizio. La prima è che già la settimana prossima ci sarà una variazione di programma. Il seminario era previsto per giovedì 30, ma siccome c'è un concomitante collegio di dottorato, mi è stato chiesto di anticiparlo al mercoledì 29, per cui la prossima settimana il seminario si terrà mercoledì 29 e non giovedì 30, e lo terrà il professor Riccardo Barberi. E poi ci saranno altri due seminari nel mese di dicembre: il 14 avremo il professor Zimbardo e il 19, un po' prima delle vacanze di Natale, quindi verrà qui da noi Angelo Damo, che è un musicista, divulgatore scientifico, già studente di questo Dipartimento. Detto questo, ecco, la cosa che mi pare interessante sottolineare è la presenza degli studenti del liceo, il fatto che questa cosa verrà utilizzata per percorsi di alternanza scuola-lavoro, non solo di questa scuola, ma ci saranno coinvolte altre 3-4 scuole, tra cui il Liceo Scientifico di Soverato, il Liceo Scientifico di Paola, e probabilmente il Liceo Scientifico del Siciliani di Catanzaro. Alcuni di questi licei non verranno qui fisicamente, ma stiamo cercando di attrezzarci in streaming, oppure, come al solito, caricheremo il video su YouTube e lo potranno vedere in differita sul canale YouTube del Dipartimento di Fisica. Detto questo, grazie a tutti della vostra presenza e direi che è il caso di cedere la parola a Giovanni Falcone. Grazie. E ovviamente credo che sia veramente difficile cercare di avere un linguaggio comune. La cosa migliore è parlare il più semplice possibile. Ecco, allora qui nel momento in cui ho scelto questo titolo mi sono posto il problema di che cosa fosse la creatività, perché sulla fisica ci abbiamo un po' più o meno le idee chiare, sulla creatività ho fatto come fareste voi, sono andato sulla rete e credo che questi siano all'interno di Wikipedia tutte queste informazioni.
Albert Einstein lo conoscete, siccome avete deciso di venire a fisica, insomma, Albert Einstein è uno dei massimi scienziati, a questo si riconosce una grande creatività. Era ovviamente, quando ha scritto queste cose, non era nel periodo in cui creava, ma dopo, quindi era abbastanza contento. Questo è Steve Jobs, che i ragazzi conoscono abbastanza, e la cosa interessante che mi preme è di questo fatto che incomincia ad emergere quest'idea che per fare creatività bisogna mettere in connessione queste cose. La cosa che ho trovato sorprendente è che più o meno la stessa cosa la diceva Henri Poincaré, che è un grande matematico a cavallo, diciamo, fine 800, inizio del 900, e come potete vedere dice più o meno le stesse cose. Questo Poincaré è stato veramente un grande matematico che aveva anche delle buone intuizioni fisiche. Ormai esiste anche questo anno della creatività, e la stessa parola creatività non è che è stata sempre usata, perché creatività era ad appannaggio esclusivo del nostro Dio, per chi ci crede. Prima questi erano inventori, visionari, potevano essere di tutto, ma adesso ormai la parola creatività è invalsa nell'uso, e quindi per creatività probabilmente si intende chi riesce ad avere uno sguardo oltre le cose, chi vede un po' prima degli altri le cose. Allora, faccio una premessa. Negli ultimi anni sono incominciati degli esperimenti, grazie alle scienze della neurobiologia, che hanno incominciato ad indagare le funzioni del nostro cervello. A questo punto, un problema che era cosa facesse la mente, il nostro cervello, che era esclusivamente di natura filosofica, è diventata, diciamo, anche indagine scientifica. Tuttavia io lascio fuori, se non alla fine dirò brevemente qualcosa che la fisica dice a proposito di mente e cervello. Il cervello sarebbe la macchina, la mente probabilmente, nella visione attuale che abbiamo, una sorta, il nostro pensiero autocosciente, diciamo quello che in un linguaggio dell'oggi è il software, qualcosa che però è molto molto diverso. Io non parlerò di questo problema, che è uno dei più grossi problemi, che ha secoli e secoli di dibattito, ma cercherò di parlare esclusivamente di cosa può dire, e non tutto ovviamente, della fisica su quello che potrebbe essere la creatività. Allora, vedete, ogni qualvolta si pensa al cervello, alla mente, non è che non ci si è mai pensato, ma ogni qualvolta c'è una rivoluzione scientifica. Qui vedete quello che è il cervello visto come un grande orologio perfetto che fa delle cose, e qui siamo nella fase newtoniana, in cui l'universo e tutto erano degli ingranaggi perfetti che riuscivano a fare le cose in maniera, diciamo, deterministica. Insomma, siamo in quella fase dell'evoluzione della scienza in cui vigeva il determinismo newtoniano. Poi sono arrivate le altre rivoluzioni, e oggi siamo arrivati a questa fase in cui qualcuno pensa che il cervello sia un laboratorio. Ovviamente noi non entriamo nello specifico. Perché non entriamo nello specifico? Perché sostanzialmente per poter pensare alla creatività abbiamo bisogno di pensare che il cervello in qualche modo subisce un'evoluzione. Perché? Perché in linea di principio tutte queste nostre rappresentazioni che avete visto prima in realtà non dicono niente se il nostro cervello si evolve. Sono un po' come proprio le macchine di adesso, non cambiano. In realtà bisogna introdurre qualche cosa nella storia della scienza per avere il concetto di evoluzione di un hardware, tanto per intenderci. E questo è quello che è successo tutto, diciamo, nella seconda metà
dell'Ottocento, in cui gran parte di quello che dirò è arrivato, se volete, è stato l'anno di svolta in cui le scienze si sono differenziate e così è stato potuto indagare la realtà da diversi punti di vista. Qui vedete citato alcune cose che stavano accadendo intorno a quegli anni. Vedete, una cosa poco menzionata è questa, che si è posto sempre il problema se la vita nasce dalla parte inorganica. Bene, Pasteur già nel 1850 affermava che non era possibile. Questo, le condizioni ambientali di allora, o se volete di adesso, non consentono di prevedere che la vita possa nascere da queste condizioni ambientali. La svolta si è avuta nel 1859, quando Darwin e Wallace contemporaneamente, devo dire Darwin con un po' più di anticipo e mostrandolo molto più scientificamente, hanno introdotto il concetto di evoluzione per selezione. Quindi questo significava che anche il cervello della nostra specie si è evoluto. Qui ho citato Wallace, che a un certo momento, dopo un po' di anni, incominciò ad avere dei problemi ad accettare che il concetto di evoluzione si potesse applicare al nostro cervello, perché è proprio troppo specifico, perché è legato anche al problema che se la nostra mente è tutta prodotta dal cervello, insomma, allora nel cervello c'è l'anima, dove sta l'anima? Insomma, ci sono problemi estremamente complicati legati a questo tipo di cose. Quindi questa era già il concetto di evoluzione per selezione era piuttosto dirompente, siamo nell'età vittoriana, e quindi era qualcosa di veramente difficile, tanto che impiega quasi 20 anni Darwin a pubblicare i lavori, e non perché voleva trovare sempre più prove, ma perché c'era una difficoltà a proporre in quel momento concetti così dirompenti. Allora, adesso siamo andati un po' avanti. Come vi ho detto, in qualche modo gli esperimenti di adesso ci dicono che non solo la nostra specie ha modificato il proprio cervello nel corso del tempo, ma che anche noi individui modifichiamo il nostro cervello, poi bisogna capire cosa si intende per questo tipo di cose, durante la nostra vita. Cioè noi possiamo agire sul nostro cervello per fare delle cose. Quindi il cervello è qualcosa che ha delle potenzialità e noi dobbiamo attrezzarci per poter trasformare in atto le potenzialità che abbiamo. Allora, questo, diciamo, è il quadro generale. E l'altra cosa importante, guardate bene, qui c'è l'esperienza. Dietro a questo concetto di esperienza c'è un concetto importante in fisica, che è l'ambiente. E parte delle cose che dirò è che per poter ottenere certi risultati, per poter creare, occorre che il nostro sistema, in questo caso il cervello, se volete, noi stessi, perché dire cervello significa la nostra stessa identità, sia in interazione con l'ambiente. E questo fa sì che, per i sistemi, i fisici dicono che dobbiamo avere a che fare con sistemi aperti. Perché questo è parte delle cose che vi dirò durante questa esposizione. Allora, come posso incominciare? È evidente che non è che io adesso spiego tutta una serie di cose, io devo farlo, diciamo, in un linguaggio che sia fondato sulla fisica. Quindi, cosa fa la fisica? La fisica studia i processi. Allora io dico, la creatività è un processo. Quello che affermerò, tra le altre cose, è che la creatività non è un processo spontaneo. Significa che deve accadere qualcosa perché avvenga. E questo sarà legato alla fisica di questo sistema. E sostanzialmente, come incominciamo a procedere? Allora, incominciamo a procedere per l'analisi di questo sistema partendo
da delle tecniche che i fisici hanno sviluppato nel corso dei secoli, che possono fare, ci sono delle leggi fisiche che possono fare delle affermazioni sui sistemi indipendentemente da come sono fatti i sistemi. Questa è veramente una cosa notevole. Voi pensate, io non ho bisogno di dire, non ho bisogno neanche di sapere cosa ci sta dentro e posso dirvi che quel sistema deve necessariamente obbedire a certe leggi. E questa è una cosa piuttosto grande. Dietro a tutto questo ci sta quella che si chiama termodinamica. Sulla termodinamica, che probabilmente voi avete già studiato, sono sostanzialmente si studia a tutti i livelli delle scuole, e sostanzialmente voi studiate primo e secondo principio. Diciamo che ho cercato in qualche modo di non essere affatto tecnico, perché non si può parlare di cose estremamente tecniche, e qui ci sono una serie di affermazioni che ovviamente, se avete un minimo letto di questo, della termodinamica, dovete sapere. La prima cosa è che qualunque trasformazione non si fa senza spesa, dovete spendere qualcosa. E la termodinamica ha fissato anche che la quantità, la grandezza fisica più importante dell'universo è l'energia. Quindi noi abbiamo bisogno di energia per trasformare qualche cosa. Qui c'è una cosa importante che viene stabilita e poi viene ridetta qua sotto, e poi vi spiego un po' quello che sta scritto sotto. Dice, nei sistemi chiusi un fenomeno può accadere solo se c'è un aumento di entropia, e non ha neanche importanza stabilire. C'è una grandezza fisica che è stata definita in qualche modo, se io riesco a definirla posso in qualche modo dire in quale direzione devono evolvere questi processi spontanei. Per come ho detto prima, io dimostrerò che invece il processo della creatività non è un processo spontaneo. Qui, ho scritto che arrivare a formulare, così come vi viene insegnata oggi a tutti i livelli, la termodinamica, ci sono voluti 15 anni. Fino a qualche tempo fa io non mettevo insieme queste persone. Sapete, noi ci innamoriamo come voi vi innamorate di uno studente, non studente, di un cantante. Io sono stato da sempre un fanatico di Clausius. Kelvin l'ho poco considerato, perché in realtà per una serie di motivi anche personali. Questa frase che voi vedete qui, l'energia dell'universo si mantiene costante mentre l'entropia aumenta, in realtà è stata scritta da Clausius, e Clausius è quello che, diciamo, formalmente ha definito un po' tutte le cose. Però, ed questo è un consiglio, insomma, se uno si vieta di leggere, di capire cosa ha fatto qualche altro, se volete, di ascoltare un altro cantante che non ama, si perde qualche cosa. Io ho imparato, adesso leggendo molto di più sul Kelvin, mi si è aperto, diciamo, un altro mondo, e ho anche capito che l'affermazione che sta qui, come vi spiegherò anche un po' più avanti, nel momento in cui Clausius dice che l'energia dell'universo si mantiene costante, in qualche modo ha introiettato un risultato che gli aveva suggerito Kelvin. Qui ho fatto ancora un'altra cosa che normalmente non faccio, ma che in qualche modo ha a che fare anche con la nostra Calabria. Qui ho aggiunto delle specificità, perché da un lato questo mi dice, questo signore ha vissuto in un certo ambiente, quindi ha respirato quella cultura, e così vale anche per Kelvin. Queste due persone sono state molto diverse, e non ho messo qui, badate bene, non ho messo inglese, ho messo scozzese, perché la Scozia, parlo prima di questo, la Scozia è praticamente era, ed è, non lo so ancora oggi, era il sud dell'Inghilterra, anche se stava al nord, era il sud dell'Inghilterra, era la parte depressa. Ma è successo qualcosa di estremamente importante che ha a che fare anche con qualche cosa che volevamo fare da queste parti. Cioè, da quelle parti, a un certo momento, le università, i professori di quelle università,
interagendo con l'ambiente, riuscirono a prendere dall'ambiente stesso e non rinchiudendosi, a portare delle innovazioni sul piano culturale che non sono servite soltanto alla Scozia e anche a farla partire per certi aspetti, ma che hanno influenzato tutto l'Occidente. Vi cito semplicemente, a parte Hume, ma l'economia politica è nata con Adam Smith, quella del mercato, era uno scozzese, cioè le università scozzesi erano particolarmente vive. E poi secondo me c'era una cosa che osservavo in questi giorni, perché questa è una cosa che noi possiamo capire e che ovviamente non ci poniamo molto spesso, ambedue erano dei presbiteriani, cioè erano dei cristiani, ma indipendente dalla loro fede, appartenere a questa, diciamo, sorta di chiesa è una chiesa di natura diversa dalla nostra, perché questo si riferisce all'organizzazione. La nostra chiesa, per esempio, è organizzata in senso piramidale. C'è un papa, poi ci sono i vescovi, i cardinali. Per i presbiteri, invece, questi organizzano, hanno un concetto molto più liberale, cioè si riuniscono e quelli locali nominano. E così venivano organizzate. Pensate che il voto non lo dava il professore, ma era l'assemblea degli studenti che dava il voto. In questi posti sono nati, da un lato, i primi professori cattedratici, perché capirono che bisognava in qualche modo essere molto specialisti all'università. Si perde qualcosa, ma se è uno specialista a fare anche della didattica, c'è una grande innovazione. Nello specifico, Kelvin è stato quello che ha introdotto nelle università qualcosa che facciamo ancora oggi, i corsi sperimentali. Non erano previsti, perché pensate che si insegnava soltanto teoria. Io dico che, ovviamente no, no, non io, leggo, insomma, è da questo tipo di organizzazione che è venuta un'organizzazione dell'università che era molto diversa dalla stessa organizzazione inglese di Cambridge, che era molto più, organizzata in maniera piramidale. Cioè, quindi ci sono state una serie di cose importanti che hanno fatto sì che in quel clima avessero delle idee innovative. La cosa importante, l'altra cosa, è che nonostante tutto questo, però, Kelvin non è riuscito a portare a termine, e io cercherò di spiegarvi perché non è riuscito a portare a termine le altre cose. Clausius era un tedesco, non c'era ancora la nazione tedesca, perché a quell'epoca non c'era neanche l'Italia, che è stata fatta nel 1860-61, ma non mi ricordo bene, 60-61. Ma la nazione tedesca si è fatta nel 1870, quindi chi era meglio organizzato, chi aveva le migliori società, chi aveva già le riviste che traducevano dagli altri paesi nella propria lingua, cioè, erano gli inglesi, quindi c'era tutta un'organizzazione che è mancata a questo signore. Questo signore, tra l'altro, era un figlio di un professore universitario, quindi era piuttosto agevolato, a 22 anni era già un cattedratico. Questo signore ha dovuto lavorare per pigliarsi le sue cose. Quindi voglio dire, è importante l'ambiente, ma poi c'è qualche cosa, perché, ed è quello che rende difficile, perché se noi capissimo per bene che cosa ci vuole per essere qualcuno che è estremamente bravo, lo daremo, cercheremmo di darlo almeno a una minoranza, stavo dicendo a tutti, insomma, lo daremmo a una minoranza e questa minoranza incomincerebbe a produrre. In realtà non funziona così, non lo sappiamo, perché non sappiamo, quindi diciamo che 6 mesi fa non li avrei messi insieme, adesso ho capito che quell'affermazione ha fatto, non posso più esimermi dal dire che sono tutti e due, come è visto da tutti quanti, meno che da me, che io continuavo a dire che il grosso è quello che ha formalizzato, ma insieme hanno costruito questa scienza che è stata veramente innovativa, perché la cosa importante è che ha rotto, poi piano piano, ha rotto tutta una visione deterministica perfetta che era dietro alla visione newtoniana delle cose. Poi tornerò su questa cosa,
e su altre. Allora, avete visto che ho sottolineato che affinché l'entropia sia in aumento in un processo, il sistema deve essere chiuso. Questo è vero solo per l'universo, ma non entro nello specifico di cosa voglia dire universo. Ma i sistemi chiusi ne esistono. Come non esistono i sistemi descritti dalla meccanica, se non come fatto estremamente, di grande approssimazione. Ma ovviamente senza quella partenza, senza tutte quelle limitazioni che impongono la costruzione della meccanica newtoniana, noi non avremmo avuto la scienza. Quando si incomincia bisogna partire dalle cose semplici. I sistemi chiusi erano indispensabili per partire. Allora, i sistemi reali, cioè ciò che vogliamo studiare, quando diciamo voglio studiare la natura, bene, i sistemi reali sono sistemi aperti, non sono sistemi chiusi, io metto per fortuna, perché altrimenti non avremmo avuto in particolare la vita, che adesso cercherò di spiegare. Qui ho citato per ricordare che una cosa che probabilmente è poco sottolineato, perlomeno non la sottolineavano a me, vedete, il modo con cui la termodinamica, e fa solo questo la termodinamica, fa interagire il sistema che voglio studiare, l'ambiente che non posso eliminare, attraverso il lavoro che sono cose che già si conoscevano, quello che ha fatto ha introdotto un altro meccanismo, che è il flusso di calore, che è un meccanismo. Il calore non è energia, tant'è che l'energia è qualcosa che si conserva, il modo con cui forniamo a un sistema l'energia, questo è un processo che noi introduciamo. Allora, tutta la termodinamica di questi signori, o perlomeno diciamo quella che aveva inizialmente anche, che aveva Clausius, ma già Kelvin si stava allontanando, è che venivano applicate queste cose ed erano nate, ed è così anche che noi le insegniamo, perché c'era la rivoluzione industriale e bisognava capire le macchine come potevano diventare più efficienti, cioè capire fin dove si poteva arrivare a fare una macchina. Ovviamente, insomma, se io ho la pretesa di incominciare a studiare sistemi più complessi, devo andare oltre le macchine, quindi devo cercare di uscire da questo ambiente. Ovviamente, per fare questo tipo di cose, già Kelvin, nel momento, cosa fa Kelvin? La grande innovazione che ha portato Kelvin è stata quella di dire, guardate, questi processi, che in qualche modo vedeva come un processo di degrado, si applicano a tutti i fenomeni della natura. Cioè c'è una qualità dell'energia che cambia ogni qualvolta si attiva un qualsiasi processo, che non sia un processo mentale, un qualsiasi processo naturale. C'è una trasformazione, c'è qualche tipo di energia che non sappiamo più utilizzare, non sappiamo dove sta. Perché per utilizzare noi dobbiamo fare lavoro e questa energia non la riuscivano a trovare. Per fare tutto questo vedrete che in qualche modo dobbiamo incominciare a pensare ad andare oltre. Allora qui incomincio a... Vi ho detto, la termodinamica dice semplicemente che noi possiamo variare le energie attraverso quei due meccanismi, ma bisogna andare anche oltre, che la termodinamica non ci sa andare. Bisogna in qualche modo capire che è possibile che l'interazione tra il sistema e l'ambiente avvenga attraverso le fluttuazioni. Ora, queste fluttuazioni sono delle cose che hanno delle definizioni ben precise, un po' complesse. Io cercherò di mostrarvi cosa si intende per fluttuazioni, per farvi capire che non è un meccanismo di tipo, se volete, deterministico, come in qualche modo si insegna quando si fa lavoro, sostanzialmente. Del calore è una cosa sempre a parte, è una cosa che sfugge, è moto molecolare, ma non solo moto molecolare. Allora, il moto browniano è di un
botanico che osservava delle particelle al microscopio che stavano in una certa soluzione, quindi c'aveva delle particelle che poteva vedere e poi c'era un solvente, soluto, insomma, in cui queste particelle continuavano a muoversi, è come se stessero una barca sta in un mare che si muove. Là, qui è schematizzata questo fatto, questa è una particella di Brown che si vedeva, queste qui le facciamo vedere ma non si dovrebbero vedere perché la dimensione qui è fuori scala, se vedete queste non le potete vedere. Allora, l'evento che apparentemente è un evento deterministico, cioè fare una collisione, questo noi lo insegniamo e immagino che in parte di voi queste cose si insegnano anche nelle scuole non universitarie, diciamo. La collisione è un evento ben chiaro ai fisici, sanno tutto. Eppure il complesso di queste cose è completamente casuale. Quindi voi dovete immaginare che ci sia una grande particella che viene spinta da tutte le parti, a un certo momento si sposta, si dice che c'è stata una fluttuazione nella pressione e casualmente questa particella qualche volta va da una parte, qualche volta va dall'altra, fa un moto che è completamente indeterminato. Non è possibile spiegare un evento, non sto facendo ancora la fisica quantistica, la fisica moderna, questo evento non è descrivibile dalla fisica tradizionale, bisogna pensare a qualche altra cosa. Ma questo meccanismo adesso è stato preso a prestito anche, e queste sono cose non molto vecchie, questa qui è una molecola biologica, l'ho presa, tutte queste figure così, ormai le prendo dalla rete, sono più carine, colorate. Allora, questa è una molecola enorme, come tutte le molecole biologiche, che vive praticamente nell'acqua. Da qualche parte, qui vedete, c'è una molecola di ferro. La mioglobina ha il compito di prendere, passa l'ossigeno che si attacca a questo ferro. A questo punto, questa molecola ha un compito specifico, deve portare l'ossigeno da qualche parte. Una volta che si è attaccata, capisce che deve svolgere questa funzione, lo fa. Ma ovviamente la cosa che poi leggerete è che non c'è spazio. Cioè la maggior parte delle volte questa molecola, l'ossigeno vorrebbe andare a collocarsi, ma non lo può fare. Allora ci sono stati degli studi che hanno portato anche a premi Nobel che hanno detto che guarda, questa molecola è esattamente una particella browniana che mentre si muove così si allarga, si restringe, a un certo momento si fa lo spazio, si attacca l'ossigeno, a quel punto la mioglobina, che è, vedrete tra breve, un sistema organizzato, capisce che c'ha l'ossigeno e dice allora me ne posso andare e se ne va. Quindi questo è moto browniano ed è perché poi queste cose le hanno capite, anche perché adesso riescono a colorare, insomma, queste cose si fanno, si facevano già negli anni 70. Quindi, diciamo, questa funzione è in qualche modo, e qui ci sta scritto quello che appena vi ho detto, molecola biologica, perché ovviamente non ci può essere qualcuno che dice vai a mettere l'ossigeno lì, è completamente un processo casuale che dice a queste molecole di fare diciamo fa tante prove e a un certo momento becca l'ossigeno e incomincia a fare questo tipo di cose. Ecco, questa è una cosa estremamente importante da capire, è che l'ambiente, questa che ho messo in rosso, fa sì che la molecola biologica vada ad esplorare tutte le opportunità. Quindi le funzioni non sono deterministiche. Questi processi sono completamente casuali. E sono esattamente gli stessi che abbiamo visto nei modelli semplici che noi adoperiamo. C'è anche un'altra cosa che
durante tutti questi processi, quando non riesce a prendere l'ossigeno per svolgere il ruolo di trasporto di ossigeno, fa qualche altra cosa. Il moto gli fa sperimentare tutto. A un certo momento gli fa, per qualche ragione, cambia praticamente ambiente, quindi vuol dire che per qualche motivo è andato in un altro ambito, ha cambiato paesaggio, allora in quel nuovo paesaggio svolge un'altra funzione. Cioè non si perde, non svolge soltanto un ruolo, e tutto questo è sempre completamente casuale. Cioè casuale nel senso che dietro a questo ovviamente esistono, non è che possiamo spiegare tutto, ma la cosa importante che dovete capire è che questo tipo di sistemi, qui ho messo qualcosa che non ha alcuna importanza, perché i fisici poi danno delle indicazioni, qui incomincio a parlare di qualche cosa che è anche importante sapere, che sono le correlazioni, cioè le relazioni che i membri di questo sistema scambiano tra di loro. Allora, la molecola di cui vi ho parlato è una molecola che ha qualcosa in più rispetto alle molecole semplici. È organizzata per fare una funzione. La cosa importante di questi sistemi è che non c'è verso. Sapete, c'è stato un momento nella storia della scienza che si pensava che noi, cioè che i fisici, avrebbero trovato la legge fondamentale, che poi si poteva scrivere anche su una maglietta, raccontava un fisico, con quella legge da quella avremmo spiegato tutto. In realtà credo che sia abbandonata proprio come concetto fondamentale, perché noi non possiamo risalire da un livello a un altro livello, che è una cosa di cui vi spiegherò. Ma la cosa fondamentale che insegna già il secondo principio, che è il motivo per cui non riusciamo a spiegare le cose reali, è che tutti i sistemi naturali, e questi a maggior ragione quelli organizzati, voi non potrete mai risalire da quello che dagli elementi semplici. No, pensate a una molecola biologica che è fatta di molecole che la chimica conosce, ma messe insieme fanno qualche cosa. La cosa importante è che, secondo me, è vera questa cosa. Per nella natura, qualunque sistema voi prendete, non potete mai risalire dalle parti al tutto. E questo, secondo me, per certi aspetti, era già dentro il secondo principio. Allora, adesso vi faccio vedere dei sistemi organizzati. Cosa significa in maniera semplice che cos'è organizzato? E cosa ci vuole perché qualcosa sia organizzato? La cosa importante per essere organizzati è che, in qualche modo, i membri del sistema si scambino qualcosa. E questo qualcosa cambia, ovviamente, non ovviamente, questa non è una cosa che noi conosciamo. Sappiamo molto poco. E più andiamo avanti a scoprire, più la fisica moderna ci dice, guardate, l'interazione tra le parti è sempre più complessa, nel senso che esistono diversi modi per vedere questo tipo di cose. Qui faccio vedere il laser che è questo oggettino, tra l'altro, che io sto utilizzando. Qui c'è una rappresentazione di produzione della luce. Noi come ci immaginiamo? Questo è un nostro modello di produzione di luce. Noi immaginiamo queste due lineette, per noi sono stati energetici. Quando io metto un elettrone qui, vuol dire che questo è in uno stato eccitato. Quanto decade emette della luce. Qui ho messo qui di fianco lo stesso processo per dire, guardate, quando avviene questa emissione, la luce che viene fuori, cioè, è completamente scorrelata. Questo è questo. Non sono correlati. Poi c'è, e questa è stata una delle invenzioni di Einstein, c'è un altro tipo di emissione di luce, è quella che viene, l'elettrone ci sta sempre qui, ma adesso arriva un'onda luminosa che è esattamente pari a quella che è la luce che dovrebbe uscire. Quello che accade, cosa strabiliante, è che
l'altra luce, diciamo, che è emessa, diciamo questa per esempio, adesso è un clone di quest'altro. Perché, e questa è una cosa, normalmente in condizioni normali la maggior parte degli elettroni sta giù, e quindi se voi con qualche meccanismo riuscite a invertire questa cosa, si dice che uno pompa e si porta in queste condizioni, tutti questi quando scendono, se voi mandate questa lucina qui, tutti questi qui decadono tutti quanti in completa coerenza. E che cosa uno si aspetta da questo tipo di cose? Che tra tutti i membri, cioè chi gli dice a questi, dice mi raccomando, dobbiamo uscire tutti quanti insieme in questo modo, vuol dire che c'è qualche legame, una correlazione che fa sì che alla fine questo tipo di luce si dice che è un tipo di luce altamente coerente. C'è adesso proprio di recente, non sono passati molti anni, noi adesso utilizziamo nelle case per risparmio energetico, utilizziamo queste nuove luci, che ormai, insomma, il motivo è che sono a costo, cioè il consumo è estremamente basso. Qui nei solidi, vedete, noi immaginiamo i solidi che svolgono certe funzioni che i miei giovani di ingegneria elettronica conoscono abbastanza bene, tutte quelle cose che hanno a che fare con la corrente e molto altro è fatta da due tipi di entità che noi rappresentiamo in questo modo. C'è il solido elettrone, quello stesso che è responsabile della corrente elettrica, e poi qui abbiamo dei buchi. Ora uno buco, dice, ma che è? Insomma, è un'immagine speculare dell'elettrone. È il nostro modo di rappresentarci queste cose, insomma. Poi se uno studia queste cose vede che ha delle caratteristiche, cioè una realtà, ma noi ce le rappresentiamo così. L'emissione della luce viene fatta quando si ricombinano due di questi, quando si ricombina un elettrone. Se voi quindi riuscite con un meccanismo ad avere tantissimi di questi elettroni in stato eccitati, sì. E poi con qualche come per la luce inviate qualche meccanismo che li fa scendere, voi avete luce coerente, cioè potete ottenere, perché ovviamente quando non organizzate c'è sempre emissione di luce che poi non viene utilizzata, ma questo è semplicemente un meccanismo che sta utilizzato. Questo è un sistema organizzato. Allora, questa ci consente di fare la prima affermazione grossa su che cos'è la creatività. Innanzitutto la creatività è un prodotto sicuramente della nostra mente. La nostra mente, il nostro cervello è un sistema organizzato, ergo, la cosa importante, nei sistemi per essere organizzati si devono dire qualche cosa. Cioè se dobbiamo svolgere una funzione insieme, ci deve essere un qualche tipo di comunicazione. L'organizzazione, qualcuno dice, è una qualità d'ordine, perché insomma definire tutte queste cose poi è così difficile, ma su una cosa sembrano che tutti siano d'accordo, che si possa in qualche modo dire che l'organizzazione è una qualità d'ordine. Ora, quando si parla di entropia si parla anche di disordine. Aumentare l'entropia significa aumentare il disordine, il che senza grande dimostrazione, credetemi, quando i sistemi organizzati non sono processi spontanei, quindi non possono in natura realizzarsi, a meno che non ci sia... il sistema non sia in interazione con il suo ambiente. Cioè io per potermi organizzare, e questo abbassa l'entropia e non potrebbe esserci, ma non si dice che un sistema, un processo non può accadere, basta che sia qualcun altro a pagarne le spese del disordine, quindi l'ambiente esterno aumenta il proprio disordine. A questo punto io posso realizzarmi. Allora la cosa importante è che
è fuori discussione. Noi per poter, e quindi il nostro cervello, è, per potersi modificare è stato in continua interazione con l'ambiente. Tutte le parti devono essere state in qualche modo, perché la differenza tra il disordine della fisica e l'organizzazione sono due direzioni completamente opposte. Sembra che uno sia in lotta con l'altra. Quindi da qui io posso affermare che il processo creativo non può essere un processo spontaneo, perché è prodotto da un sistema che è organizzato, e quindi se il sistema è organizzato è stato fatto a spese di qualche altro. In qualche modo quello che voglio affermare è che nasciamo, come vedrete, noi nasciamo con delle opportunità, ma per essere creativi devono accadere una serie di cose. Quindi, e tra l'altro lo capiremo abbastanza bene, immaginate se tutti quanti nascessimo e fossimo creativi tutti quanti, ma qui chissà cosa succederebbe sulla Terra. In realtà ci vogliono delle condizioni al contorno che in qualche modo adesso cerco di farvi vedere. Ah, questa mi è molto piaciuta. La creatività anche è legata a... al tipo d'ambiente. Non è che se voi frequentate il dipartimento di fisica poi diventate poeti. Questa app mi ha molto colpito. Stavo tornando a casa e ho sentito che un napoletano ha fatto una app, che immagino che tutti quanti i ragazzi sanno. Cos'era questa app? Sapete, a Napoli è tradizione, vengo più o meno da quelle parti, ma insomma nella notte dei tempi, lì con naturalezza la gente parcheggia in seconda, terza fila, sui marciapiedi. E allora questo si è posto il problema: siccome questa cosa non si riesce a sradicare, faccio questa app. L'app è questa, tu ti iscrivi. Poi siamo tutta una comunità che si mette in seconda e terza fila, faccio la fotografia della targa, la targa arriva a questo centro che arriva a chi ha parcheggiato in seconda e terza fila, che ha il segnale e dice: guarda, cioè, allora, guarda, aspetta, mo vengo, diremmo dalle mie parti. Questo per dirvi che se io proponessi questa cosa a mio genere, che è un tedesco, dice: ma perché? Perché là, insomma, non solo non si parcheggia in seconda, ma non si parcheggia se non come uno... insomma, fatta, oppure basta andare un po' al nord. Quest'altra cosa è anche estremamente interessante, perché è un po' gli aneddoti che hanno a che fare con la Scozia e con... questo è Steve Jobs. A un certo momento Steve Jobs si compra la Pixar e deve fare un nuovo edificio. Sapete come fa l'edificio? Fa una grande entrata enorme, entrata, dove mette anche i gabinetti, cioè le persone non hanno i gabinetti come ce li abbiamo qua noi, le mette nell'entrata dove sta il bar, lo shopping center, perché voleva in qualche modo che la gente si incontrasse, perché riteneva, ecco, se vi ricordate, parla delle connessioni, cioè sì, è vero, tu puoi stare chiuso nel tuo ufficio quando vuoi, ma ricordati che dalle discussioni più banali ti possono venire delle idee, cioè la gente si deve incontrare, deve parlare, perché banalmente dalle cose meno... Io per esempio, discutendo con alcuni dei miei ragazzi, ho capito, ma si parlava così di computer, cose che non avevano nulla a che fare con la fisica, e a me hanno dato un'idea per fare una lezione a fisica in maniera diversa. Insomma, voglio dire, sono gli incontri, sono le connessioni. Qualcuno dice che nella nostra mente, per poter ottenere delle cose, dobbiamo creare delle connessioni, ci dobbiamo allenare a creare connessioni. Qui ho messo la struttura dell'Unical. Ecco, una cosa, da un po' di tempo, da qualche anno abbiamo eliminato le facoltà qui, no? Allora, io insegno ingegneria, ogni tanto adesso faccio un percorso lì e incontro qualche collega, dice: ah, non ci vediamo mai. Cioè, una volta la facoltà, almeno là, si facevano quattro chiacchiere. Cioè, questa struttura è poco consona a far scambiare
Io per esempio non ho una qualche difficoltà anche a sapere dove sono i miei colleghi, perché se volessi andarli a cercare di un altro dipartimento devo bussare, fare, telefonargli, insomma. Diventa questo perché Steve Jobs, sapete chi è, insomma, aveva capito che, o perlomeno credeva, che per favorire la creatività ci sta bisogno delle connessioni. Quindi l'ambiente è estremamente importante ed è determinante, ma non è ovviamente l'unica cosa. Quello che ho imparato adesso, frequentando un po' degli amici di neuropsicologia, anche di qualche altra università, è che ormai è abbastanza chiaro che, come vi ho già detto, il nostro cervello si modifica. Mi avverti 5 minuti prima. Bisogna in qualche modo, come vi ho detto prima, noi non abbiamo l'opportunità, cioè abbiamo le potenzialità, ma dobbiamo fare qualche cosa. Quando noi ci mettiamo a studiare, oppure quando qualcuno si allena, che non allena semplicemente il corpo, è anche la mente che allena. O se volete, per fare un esempio, avendo passato la mia vita a leggere e scrivere, ho qualche difficoltà il sabato e la domenica a fare qualcosa di diverso. Cioè, in qualche modo, noi ci siamo allenati per svolgere qualche cosa. Per fare questo abbiamo modificato, abbiamo costretto a certe particolari connessioni nel nostro cervello, e questo si ottiene semplicemente, se volete, rendendolo quasi automatico. Come hanno scoperto, quando qualcuno ha qualche problema e deve riabilitarsi, quello che fanno le terapie insomma, per riparare i danni, devono essere estremamente ripetitive. È un po' come i bambini quando crescono, adesso che guardo, che ho il tempo di guardare i miei nipoti, insomma, vedete che sono ripetitive, fanno sempre le stesse cose. In realtà loro stanno impostando la loro... se devono fare qualcosa, la devono ripetere, perché poi deve diventare automatica. Quindi è indispensabile che in qualche modo, se uno vuole, non è che se uno non fa mai niente poi diventa creativo, queste sono sciocchezze. Ad Einstein, quando gli diceva, chiedevano alla moglie, ma come fa questo a pensare? Senti, da quando lo conosco io, e noi ormai abbiamo tanta letteratura, questo non fa, si alza e si corre pensando solo alla fisica. Ovviamente c'è, adesso ovviamente c'è un rischio, no, prima del rischio, ah no, qui già c'è un po' il rischio, bisogna però stare attenti a essere abbastanza moderati. Vedete, cos'è che ha fatto grande anche la scienza? La scienza è stata un sistema organizzato, cioè da subito sono state create le società, che adesso secondo me sono un po' degenerate, ma hanno fatto le riviste, fanno convegni. I convegni sono questi posti dove la gente va e prende le ultime informazioni, che di norma non trova, perché lì parlando così a qualcuno scappa qualche cosa, quella cosa che scappa prima che venga pubblicata, insomma, è una cosa importante. Voglio narrarvi di questa storia, che è particolarmente importante, perché mette in risalto un altro aspetto, è che se uno fa le cose con moltissima passione, può anche essere, può riuscire a non vedere alcune cose, perché ormai, come dire, non fa che pensare in quel modo. Questa è una storia che narro sostanzialmente. La termodinamica, come la conosciamo, non nella forma, ma già era scritta già in un articolo del 1850, in cui si viene per la prima volta spiegato che il calore deve essere motomolecolare. Kelvin, che già aveva introdotto quella che oggi chiamiamo temperatura termodinamica assoluta, non l'ha capito, ma si adegua nel 1852. Qui c'era un sillogismo che girava ai tempi di quando è avvenuta questa conversione, perché Kelvin, sono già 7-8 anni che è professore ordinario di una brillante università, è già un autore di rilievo, cioè è una persona di spessore, e tra l'altro
in queste università scozzese già si realizzavano quelli che qui chiamiamo i spin-off, perché questa gente diventa direttore di fa delle imprese, quindi è veramente l'illuminismo scozzese, digitate l'illuminismo scozzese sulla rete e vedete tutto quello che viene fuori. Qui c'è questo sillogismo: gli uomini non possono creare la materia, il calore può essere creato dagli uomini, allora il calore non può essere materia, deve essere per forza moto molecolare. Questo è stato fortemente vincolante per non far proseguire Kelvin. Kelvin, come tutti quelli che, insomma, come dire, un modo per recuperare, perciò che incomincia a estendere il secondo principio a tutti i processi, però rimane vincolata a un'idea, perché Kelvin era stato anche un sostenitore del calorico, cioè di una sostanza che non si capiva cosa fosse, che stava tra gli atomi e che era responsabile dell'aumento del moto del calore, era una sostanza che si trasferiva da una parte all'altra. Quello che fa è che fallisce, lui è ossessionato, vuole un principio generale da cui derivare perfino l'elettromagnetismo, e pensa e inventa un altro fluido elastico dal quale con le vibrazioni può generare il campo di elettrico e magnetico che ormai si incominciavano a fare. Maxwell, che lo sta anche seguendo, in qualche modo, vedendo che stava sbagliando, porta a termine anche la sua... Quindi qui scrivo, guardate, insomma, le passioni sono importanti, ma sono anche vincolanti, perché è un modo, è come se noi ci ingessassimo su certe cose e non riusciamo a vedere l'altro. Ecco perché le innovazioni li fanno i giovani, perché la gente come me ha già fissato tutto, non riesce a vedere. È uno sforzo immane riuscire a pensare in un altro modo. Se ho pensato per 40-50 anni in un certo modo, e questa è tra l'altro la gravità del fatto che non si investe nei nostri ragazzi, tra parentesi, insomma, diventeremo tra non molto un paese solo di vecchi. Qui c'è un'altra cosa estremamente importante che ha insegnato la fisica, vado giusto in tempo, che è quella di... Allora, quello che viene sostenuto adesso, ma non sappiamo fino a quando, fino a che livello, è che uno ritiene che la mente sia un prodotto che emerga, tutto il prodotto che noi pensiamo, l'autocoscienza, la coscienza, tutto quello è un qualcosa che emerge da questa macchina che teniamo in testa, che è un grande calcolatore. Questa è una cosa che è stata insegnata dai fisici quando hanno fatto l'ipotesi atomica, perché hanno dovuto spiegare il comportamento dei corpi macroscopici a partire dai corpi microscopici. Cioè hanno incominciato a far pensare agli altri che c'erano diversi livelli di realtà. Quello che ovviamente questa forza ha fatto sì che poi la maggior parte dei fisici avessero una visione riduzionista della scienza, e cioè che dal più basso noi potevamo risalire con la scrivere una lagrangiana, una volta scritta avremmo spiegato praticamente tutto. Questa è una visione riduzionista che ovviamente era portare all'estremo questo. Oggi credo che ormai questa cosa non funziona. Noi abbiamo difficoltà già a capire come il mondo classico, cioè il nostro mondo, quello che vediamo, emerga dal mondo microscopico, perché nel frattempo è stata scoperta la meccanica quantistica che rende tutto un po' più complesso. Ma quando c'è nata l'ipotesi atomica, quelle particelle si comportavano come noi, non c'era differenza. Qui vedete queste strane correlazioni e queste cose. L'ho voluto mettere anche perché da poco c'è stata questa rilevazione delle onde gravitazionali. Beh, una cosa praticamente più o meno di questo genere era la scoperta di Nettuno nel 1845. Di norma queste cose si fanno quasi in contemporanea, avete visto, l'hanno fatto gli americani e noi anche, insomma, solo che gli inglesi erano molto più organizzati. Questo è un inglese e questo è un francese. Gli inglesi, per mettere subito, fanno subito il premio Adams. Il premio Adams, questa cosa è anche importante,
Maxwell segue a Edimburgo un seminario di astronomia di questo che era, oltre a essere maestro, era un amico di famiglia di Kelvin. Come ha vinto questa gara? Doveva spiegare qualcosa che aveva a che fare con gli anelli di Saturno. Allora, per spiegargli, ha pensato che gli anelli di Saturno dovessero essere costituiti di qualche cosa. Quindi ha incominciato a imparare, ha trattato, partendo, spiegando qualcosa che si vedeva partendo dai costituenti. Nel 59 Clausius, lui legge l'articolo che ha scritto Clausius, questo è un articolo fondamentale perché è quello con cui si innesca quella che noi chiamiamo la fisica atomica, perché Clausius spiega che necessariamente gli atomi devono avere una dimensione, è un po', insomma, è un po', non è importante sapere come, ma questo fatto fa sì che Maxwell, che è già padrone, Maxwell è quello che poi ha fatto la teoria elettromagnetica, è già immortale per quello, ma capisce che la strada è quella di utilizzare la statistica, che i fisici fino a quell'epoca si rifiutavano di utilizzare, perché fare statistica non era scienza. E se voi leggete gli articoli sia di Maxwell che di altri, dovevano convincere la gente, guardate, sì è vero, a livello microscopico è ancora Newton, però se vogliamo capire dobbiamo utilizzare tutto questo. Quindi Maxwell ha lo strumento che mancava a Clausius e fa la distribuzione molecolare. La distribuzione molecolare significa la nascita della statistica fisica e di tutte le... Qui faccio le mie conclusioni che ovviamente, avendo a che fare con la creatività, sono tra sei mesi potrei anche mutare qualche picco, però forse qualche cosa di carattere generale si può dire. No, non ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo in potenza questa opportunità. Noi abbiamo tante opportunità e dobbiamo in qualche modo allenare il nostro cervello. E qui l'ambiente è determinante i luoghi che noi, le persone che incontriamo e tante altre cose. Non si può stare lì, basta muoversi, io mi vado in tutti gli ambienti. No, bisogna formarsi. Cioè avere gli strumenti adatti per recepire al momento opportuno quello che ci viene dalle interazioni con gli altri. Ovviamente per essere creativi, come abbiamo visto, in qualche modo abbiamo dovuto allenare e quindi adattare il nostro cervello a fare delle cose. Questa è una mia particolare considerazione, che è la nostra stessa natura. Io non credo che noi possiamo realizzare tutte le nostre opportunità. E questa, se volete, anche il bello dell'essere umano, insomma, è che fa la diversità tra tutti quanti noi. Ognuno di noi può aspirare a fare qualche cosa. Quindi, come messaggio a voi giovani, insomma, secondo me avete tutte le opportunità, bisogna che in qualche modo, e anche la sorte, vi aiuti a realizzare queste opportunità. Non se ne possono fare tante. Bisogna sapersi, non mi sembra cosa da poco, cioè riuscire in qualche modo a portare a termine e vedere il frutto di una propria passione è una cosa importante. Ovviamente le passioni, come tutte le passioni, non ci fanno capire altre cose. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, siccome il microfono ce l'ho io, parto io con un paio di commenti, poi apro la sessione per discussione a chi avesse domande. Il primo commento, Giovanni, riguarda la termodinamica, perché tu hai usato la parola macchine termodinamiche, ma queste macchine termodinamiche vennero tutte costruite prima della termodinamica. Il secondo commento è che il pensiero creativo si alimenta e si insegna attraverso tecniche di apprendimento attivo, mettendo le persone a interagire tra di loro. E i gruppi di ricerca più produttivi, questo dicono le statistiche, sono quelli in cui ci sono persone di estrazione la più diversa che interagiscono tra di loro. Questo vale per i gruppi di ricerca, come anche per i gruppi scolastici, per quanto riguarda le tecniche di apprendimento attivo e
Quindi il pensiero creativo si insegna proprio nell'interazione sociale. Si creano le io non credo che si possa insegnare a essere creativi. Si creano le condizioni perché possa essere facilitato. Alla prima domanda, sì, è un po' come... Non è che prima che inventassero gli ingegneri che costruiscono non si costruivano case. Il problema è proprio questo, è quello che fece Sadi Carnot, che incominciò a studiare queste cose, fu che vedeva che l'Inghilterra si stava esplodendo sul piano industriale. Lui sosteneva, ed è il motivo per cui poi noi diciamo che studiamo, dice io voglio, se io studio le macchine in maniera astratta, posso sapere i limiti e forse posso costruirle meglio. Cioè le macchine ci sono sempre state, si è sempre costruito, la scienza è chi studia, non è che, se volete, può anche confermare quello che è stato fatto, ma l'idea importante fu che era possibile, e questa è la grande cosa che ha portato all'innovazione, era possibile studiare in maniera astratta, perché noi fisici non è che studiamo poi le cose molto reali, noi facciamo, anche quando facciamo i nostri esperimenti, quegli esperimenti non, come estrapolazione li trasferiamo nel mondo reale. Quelli ci servono a semplificare e a vedere dove si può arrivare. Quindi, insomma, è vero quello che hai detto, ma è stato importante che Sadi Carnot studiasse e ci insegnasse qual era il rendimento delle macchine. Ci sono domande, curiosità, interventi? Spero che sia stato... non è facile cercare di fare... Spero... Il mio intervento è giusto un sapere un po' qual è la sua opinione su un punto, la tua opinione su un punto sulla creatività. Qui hai fatto un esempio di Kelvin, di Clausius, della creatività scientifica nel campo scientifico, tant'è che anche il titolo è fisica e creatività, sì. Però la creatività era intesa come strumento a cui diciamo la fisica dice me ne posso occupare, posso investigarlo. Sì. Secondo te la creatività è la stessa nei altri campi dello scibile umano oppure no. Non segue queste regole di interazione? Io credo che il meccanismo di tipo generale, cioè voglio dire, occorre che in qualche modo i neuroni e le sinapsi si organizzano e facciano qualche cosa. Però come le diverse creatività siano collegate è un problema... intendendo con questo che qualcosa che noi vediamo oltre quella a cui normalmente tutti sono abituati a vedere, e questo secondo me è un allenamento. Per esempio siccome mia moglie è una letterata, quando scrivi mia moglie più delle volte non la capisco, il motivo è che io non sono allenato, cioè sembra che tutti capiamo che cos'è la poesia, no, in realtà ci vuole allenamento anche per capire quello. Cosa penso che sia? Conosco mia moglie da tanto e io me la ricordo sempre che ha sempre letto, si alza e si corica leggendo, ma non legge cose di scienza. Quando ho scritto il mio libro, ha letto il primo capitolo, non ce l'ha fatta, che ho detto proprio, ma questo sarà, pure gli altri saranno buoni. Cioè, quando io leggo qualcosa che mi propone lei, ho delle difficoltà, perché credo che la creatività sia legata all'allenamento, devi avere lo strumento per poter afferrare quelle cose. E questo necessita un grande allenamento. Tutto quello che noi facciamo ha bisogno di un allenamento. Non credo che la gente possa capire qualsiasi cosa. Come io non capisco... Non so, per me una musica equivale a un'altra, non parlo manco della musica classica, parlo delle canzoni, tanto più che non mi ricordo neanche le parole. Cioè voglio dire, invece capisco i giovani che capiscono le sfumature, ti sanno dire, ma quello è perché se la gente è allenata. La gente ovviamente capisce molto di più di lettere che non di scienze, ma unicamente perché non è allenata. Le scuole sono carenti, insomma, io il mio professore di fisica
Al liceo l'unica cosa che mi era insegnato è che se io stendevo i panni si asciugavano prima. Poi io gli ho detto, ma mia mamma già lo sa questa cosa. Mi ricordo solo questo. Come abbia fatto poi a scegliere fisica fu un ripiego, non lo so, insomma, ovviamente non con questo. No, fu una scelta di dire, era, pensavo di farcelo in 3 anni, sai, ma ero bravo, che ovviamente non è successo. Queste sono le cose. Spero solo che sia stata, non dico piacevole, che è sempre esagerato, insomma, che sia stato un seminario dignitoso. Non avete perduto completamente tempo. Allora, se non ci sono altre domande, io proporrei un altro applauso per Giovanni. Grazie. Grazie. Allora, ricordate, mercoledì 29 ci sarà il prossimo seminario con Riccardo Barberi.